Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fra le Torte in Store, benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide e oggi siamo qua per una nuova recensione che vede protagonista Batman, direttamente dal film Batman The Dark Knight. Abbiamo l'action figure targata McFarlane, la stavamo attendendo ormai da mesi. Praticamente è una build a figure, quindi acquistando le action figure che ci vengono poi dette qui dietro, ovvero Batman, Joker, Due Facce e Spaventapasseri, andremo a costruire Bane. Quindi è una build che è stata annunciata qualche mese fa, se non sbaglio 4-5 mesi fa, e la stavamo attendendo ormai tutti. Me lo chiedete ormai da settimane. Quando sarebbe arrivata, e il momento è questo. Bene, allora, questa è la scatola. Abbiamo una scatola più grande delle solite McFarlane, ovviamente, perché abbiamo i pezzi di Bane. Qui in questo Batman troveremo le due gambe e basta. Qui ci viene detto che praticamente la prima action figure, ovvero Batman, avremo le gambe, nella seconda avremo la testa e le mani, nella terza avremo il corpo e nella quarta le due mani. Bene, direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Ok, eccoci con il nostro Batman fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 19 centimetri. Allora, facciamo una piccola panoramica. Questa è la nostra action figure, costume del secondo film. Direi che il volto è perfetto, nessun difetto, anche la somiglianza del volto, quel poco che si vede, direi che c'è. Le orecchie sono in gomma morbida, la testa ovviamente, non essendo del primo film, può ruotare. Ok, può guardare in giù benissimo e in su altrettanto. Apertura delle braccia un po' limitata a causa delle spalline, però direi buona. Ovviamente può ruotare, va a toccare la spallina qui, ma se alziamo la spallina ce la facciamo, quindi non è un problema di snodi. Anzi, abbiamo il butterfly joint nella spalla, rotazione bicipite e doppio snodo al gomito. Qui dietro al gomito abbiamo la gomitiera proprio sullo snodo. Poi abbiamo le lame qui sull'avambraccio, sono doppie rispetto al classico Batman che conosciamo, quindi ne abbiamo 6 invece di 3. Poi il simbolo sul petto, ok, abbiamo la rete all'interno delle fessure tra l'armatura, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, proprio come nel film, stessa cosa anche sulle braccia. La cintura color dorato, perfetta. Abbiamo gomma morbida qui sulla mutanda. Lo snodo sul petto, direi ottimo, avanti e indietro, spettacolo. Possiamo ruotare sia la parte superiore che la parte inferiore, laterale tranquillamente. Apertura delle gambe perfetta. Possiamo andare in su così e indietro così. Poi abbiamo doppio snodo sul ginocchio, anche qui abbiamo la ginocchiera che va a nascondere lo snodo. Non abbiamo rotazione sul stinco, però abbiamo una piccola rotazione qui sulla coscia. Abbiamo ovviamente lo snodo sulla caviglia con i nuovi snodi che sta facendo la McFarlane delle caviglie, che a me piacciono tantissimo. Ovviamente abbiamo la punta pieghevole e rotazione laterale. Dietro abbiamo il mantello in gomma morbida. Questo effetto piegato, ed è anche più stretto in alto e più largo in fondo. Abbiamo anche dietro il collo tutto bello
scolpito anche la schiena. E questo è il nostro Batman. Ok, cominciamo con gli accessori. Abbiamo la solita carta, bellissima l'immagine tra l'altro, che hanno scelto per la carta. Dietro abbiamo la nostra biografia, il nome è The Dark Knight Trilogy, così da racchiudere un po' tutto il mondo di questo Batman, perché la build è composta dai personaggi spalmati per tutti e tre i film. Poi la solita basetta DC. Poi abbiamo i Batarang, ne abbiamo tre in gomma, quindi pieghevoli, e il rampino, tutto dorato. Secondo me qui potevano sforzarsi un attimo con il painting, potevano colorarlo meglio il rampino. Ok che è dorato, ma non è tutto dorato, cioè potevano fare il manico e poi le altre parti, adesso non me lo ricordo a memoria, ma comunque non è tutto dorato, però vabbè, buttato un po' lì. E poi abbiamo la buff per costruire Bane, in questo caso abbiamo le gambe. Ovviamente abbiamo tutti i snodi classici McFarlane, quindi doppio snodo molto duro, però meglio duro che mollo per quanto riguarda le gambe. Poi abbiamo lo snodo anche sulla caviglia e la doppia punta. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, l'action figure mi è piaciuta tanto, secondo me è perfetta come qualità per quanto riguarda l'action figure. Snodi ottimi, c'è tutto quello che serve. Gli accessori direi che ci sono quelli giusti, non ho trovato nessuna mancanza, direi che van bene per quanto riguarda i soliti standard della McFarlane. Difetti, direi che l'unico difetto, e non è poco, però è l'unico difetto che ho trovato, è il painting della tuta. Allora, è giusto che sia suddivisa, perché Batman comunque ha delle parti più scure delle altre, poi ha comunque dei pezzi di armatura divisi rispetto ad altri, quindi si nota ad esempio la differenza tra gli addominali, oppure comunque il segnale sul petto è più in rilievo rispetto ai pettorali, è ok, però è sbagliato il painting, cioè Batman non è così grigio, assolutamente, cioè Batman è nero, punto, è tutto nero, poi ha delle sfumature diverse, ok, ma non è grigio, quindi purtroppo anche qui in questo caso, ragazzi, bisogna metterci sopra le mani per chi ha le capacità, ovviamente, quindi non è perfetta per quanto riguarda l'action figure. Un altro difetto anche per quanto riguarda i Batarang degli accessori, secondo me sono troppo grandi per quanto riguarda la grandezza proprio del Batarang, e poi non c'è la mano adatta per impugnarli, quindi abbiamo quella del rampino, dobbiamo adattare quella mano lì, magari spingendo un po', comunque si vede che non è la mano adatta, forse una mano in più potevano inserirla. E poi il mantello, cioè McFarlane ci hai fatto vedere che sei capace di mettere il mantello in stoffa, perché l'abbiamo appena visto per Batman di Keaton, e ci vuoi far credere che l'hai fatto solo per la Batmobile? Cioè io non lo so, ma è davvero così difficile mettere un mantello in stoffa per tutte le action figure dove necessitano il mantello? Cioè io non credo che sia così difficile, è costoso, anche perché da qualche tempo a questa parte hai anche aumentato i prezzi delle action figure. Prima le pagavamo 23-25 euro, queste in particolare delle build costavano 25 euro, adesso per prendere una McFarlane dobbiamo per forza superare i 25 euro, andando a finire anche a volte a 35, quindi cioè non penso che mettere un mantello di stoffa richieda tutto questo sforzo e questo sovrapprezzo. Cioè, io non lo so. Purtroppo non posso bocciarla questa action figure. Questa action figure non va bocciata, perché comunque è una McFarlane. Per chi colleziona McFarlane e esce
questa action figure va comprata per forza, perché non dico che è l'unica action figure esistente su Bale, ma quasi, quasi, e poi comunque è recente, le altre sono vecchie, costano di più, cioè va comprata, questa action figure va comprata, quindi io la consiglio, però i difetti ci sono. Quindi, ricapitolando, questo è quello che penso di questa action figure, ovviamente il mio pensiero non legge, quindi ognuno poi fa quello che vuole, però io la consiglio, ma i difetti ci sono. Bene, detto questo, io vi ringrazio come sempre di aver seguito, ringrazio tutti quelli che hanno acquistato questa action figure, non li nomino come faccio solitamente perché siete troppi, quindi ringrazio tutti quelli che l'hanno acquistata, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo un appuntamento come sempre al prossimo video e alla prossima action figure di questa build, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti!